Io sono Ferinichi. E io sono Steph. E quest'oggi faremo un video che dura 8.01. Dato che la nuova monetizzazione è a 8.01, non c'è più bisogno di andare oltre 10 minuti. 2 minuti in meno, dico io, che bello! Ma tanto durano 15 minuti. Esatto, noi quindi... nostri 2000 minuti, 40 ore, perché non stiamo mai zitti. Non lo sfrutteremo. Quindi Steph non lo sfrutteremo mai. Comunque, torniamo a chiacchierare assieme a voi dopo un po' di tempo. Quest'oggi parliamo prevalentemente del family friendly, di come YouTube si è cambiato, di come tanti canali sono andati su Twitch. E cerchiamo di dirvi un pochino la nostra, cosa ne pensiamo, cosa ne pensiamo, esatto, eccetera eccetera. Prevalentemente i motivi sono alcuni. Uno è che molta gente dice tipo: ah, YouTube ormai fa schifo, tutto per bambini, tutto family friendly, bla bla bla. E motivo numero due: il fatto che molte volte noi veniamo criticati come canale perché appunto non diciamo le parolacce, perché tendenzialmente quello poi è il motivo. Punto numero 3, diciamo le differenze che si stanno vedendo in questo momento tra YouTube e Twitch, soprattutto in questo periodo in cui un sacco di gente si è spostata, perché a livello di monetizzazione YouTube ha avuto grossissimi problemi col coronavirus, mentre Twitch, dato che funziona sul Prime, e ancora non è che si sia tanto bene. Ripreso poi, quindi... Forse adesso! Forse, non si capisce. Abbiamo nulla, ancora dei dubbi. Perché abbiamo però non ti dubbi. Dicono niente, quindi non capisci. Esatto, nulla. Quindi dobbiamo vedere piano piano. In ogni caso, allora, partiamo dal presupposto principale del perché noi facciamo comunque dei video senza parlare. Parolacce, family friendly, eccetera eccetera. Ne abbiamo parlato probabilmente non so quante volte, però ogni tanto è giusto che si ridicano le cose. Si fa anche nuovo pubblico, quindi magari qualcuno non ti ha mai sentito parlare di questo argomento. Prevalentemente, secondo me, alla fine si possono dare 10 miliardi di giustificazioni, di motivi, di pensieri, eccetera eccetera, ma alla fine della fiera, secondo me, la cosa è che noi, quando facciamo un video, non possiamo decidere chi lo guarda. Certo, se parliamo di politica è improbabile che un bambino di 6 anni venga ovviamente a guardarlo. Ma quando fai un video su un videogioco, o comunque fai la reazione dei TikTok, eccetera eccetera, tu non puoi dire: questo video lo guardano dal 14 in più, dal 12 in più, dal 10 in più. Chiunque può finire in quel video, perché davvero chiunque ci può finire. Di conseguenza, star lì a magari bestemmiare, dire le peggiori parolacce, eccetera eccetera, quando magari poi ci finisce dentro un bambino di 6-7 anni, non mi sembra un granché, sinceramente non mi sembra una cosa adatta. Di conseguenza, dato che non reputo che le parolacce siano una forma di espressione diciamo necessaria, fondamentale, per fare né ironia né per fare comunque intrattenimento, abbiamo preferito dire: ok, rimaniamo molto più semplici, così siamo adatti a chiunque capita, che è anche ovviamente un vantaggio, perché vuol dire che ci aumenta il pubblico che ci può guardare in totale, certo. E di conseguenza non diciamo parolacce. Seconda cosa, comunque, io ammetto che esistono delle persone che, utilizzando appunto le parolacce, mi fanno ridere nella loro ironia. Sì, assolutamente. Ma tantissime altre, ragazzi, per me sono molto più per bambini che i nostri canali. Perché se dici la parolaccia ogni quattro parole, perché il tuo vocabolario è fatto di ciao, sono, parolaccia, ciao, parolaccia, 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 non riesco a guardarti alla mia età, perché non stai dicendo nulla. Se sto dicendo parolaccia, 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 ovviamente un bambino di 12-14 anni magari ride perché sente tante parolacce, ride perché però... sente tante parolacce, perché le vede ancora come la cosa ribelle. Ovviamente ormai sono una persona adulta, non mi fa più ridere, cioè quelle parolacce dette random e non dette nel contesto di un'ottima ironia mi fanno chiudere video, streaming o qualsiasi cosa sia. Esatto, quindi quando si esagera per me diventa molto più infantile rispetto ad una persona che le usa bene o non le usa. Punti di vista, però io la vedo un po' come se io ad esempio avessi un altro tipo di lavoro e facessi, cosa ne so, la commessa. Dico una cosa semplicissima, non è che se io poi dico le parolacce nel mio privato allora le dico anche in faccia ai clienti, cioè no, ti comporti in un certo modo. YouTube più o meno lo vedo in questo modo qua, Steph. Sì, è un contesto lavorativo alla fine, che poi esatto, da una parte può sembrare una cosa rigida, ma ripeto, per me è prevalentemente il fatto di dire: non voglio che magari un bambino di 5 anni mi senta dire le peggio cose così totalmente esatto, a caso. Mi dà fastidio. Quindi, quello mi dà poi fastidio ci quello. Sono genitori che reputano un problema che i figli sentono in parolacce e altri, altri no, che sono però tranquilli su questo, dovendo comunicare argomento a centinaia di migliaia di persone, in realtà a milioni di persone ogni mese, non possiamo andare sullo specifico in base alle singole persone, e quindi andiamo a fare e le cose in questo modo. E noi oltretutto questa scelta l'avevamo presa anche prima dell'Apocalypse, sì, che poi sì, è stato tutto quel fenomeno di YouTube in cui adesso ti mettono i bollini gialli se parli male, se fai contenuti violenti, eccetera eccetera eccetera. But quindi arriva molto prima di quello. Non sono così d'accordo sul fatto che tutti debbano essere family friendly. Esatto. Nel senso, questa è la decisione e il nostro punto di vista è il modo in cui noi ci approcciamo a YouTube e al nostro lavoro. Ma non è giusto che sia una cosa obbligatoria. Cioè, noi è una scelta che abbiamo fatto, appunto abbiamo fatta prima che fosse fondamentale per i guadagni,
Ed è una scelta che abbiamo fatto. Il problema è che oggi nella piattaforma sei obbligato a fare questa scelta, altrimenti non guadagni o guadagni pochissimo. Guadagni poco. Perché è molto semplice il discorso. Sono la Coca-Cola, devo mettere la pubblicità all'interno di YouTube, ok? Io posso selezionare delle cose dove dico: non voglio che la mia pubblicità compaia prima o durante un video di una persona che sbraita come un cinghialotto. Un di conseguenza Coca-Cola non comparirà in quel video, e come Coca-Cola non lo faranno praticamente tutte le pubblicità esistenti. Ovviamente Coca-Cola è un esempio, esempio ragazzi, totalmente a caso, un esempio ragazzi. A caso per farvi capire. Di conseguenza quel video dove appunto sbraiti come un cinghialotto non avrà pubblicità o ne avrà pochissime. Quindi se guadagni magari per quel video, facciamo 100.000 visualizzazioni, lui guadagna 5 euro, noi magari guadagniamo 50 euro. E vi sto di nuovo sparando esempi totalmente a caso. Perché? Perché le pubblicità nel suo caso non compaiono, perché appunto i brand tendono a non voler comparire dove ci sono delle cose, diciamo, linguaggio scurrile. Però la cosa particolare è che in TV questa cosa non accade, o perlomeno accade molto in modo molto meno estremo. Quindi sembra che comunque sia un po' un perché punto di intermezzo di YouTube. La TV, secondo me, la differenza questa con l'internet è che ha le fasce orarie. Quindi tu, da azienda che devi investire, dici però... ok, io devo, cosa ne so, sono giochi preziosi, devo promuovere questo giocattolo, lo metto alle 16 in mezzo alle trasmissioni per bambini, non lo metto poi magari in mezzo ai film per adulti. YouTube, questo è un po' tutto più disordinato, non dici? Secondo me è più un controllo. Cioè, so che quella trasmissione o quel film è pieno zeppo di parolacce, esatto, ma non so metto lì. Che comunque è fatto da professionisti. Ah, okay. E quindi la pubblicità lì ce la metto magari tranquillamente. Magari lo youtuber può dire anche. Lo youtuber può fare veramente la battuta orribile da cui non vuoi avere il tuo brand che compare 2 secondi dopo. Capito? Sì. Penso sia ancora un po' questo il problema, negli anni probabilmente piano piano si sistemerà, però ad oggi effettivamente ci sono dei canali che si sentono obbligati ad essere magari molto più per famiglie rispetto a quello che vorrebbero essere. Questo è un pochino il problema che c'è nella piattaforma, ed è brutto perché toglie una parte di espressione a delle persone che certo, magari si sentono a loro agio comunque ad esprimersi in quel modo là. E quindi questo comunque è sbagliato. Dopodiché infatti molte persone, per appunto ricercare un po' di libertà espressiva, si sono spostate su Twitch, dove secondo me si sono formati due problemi. Il primo è che i cinghialotti sono diventati cinghialotti supremi, e quindi d'accordo, c'è gente che si comporta... No, ma madonna, ho visto cose che... Vabbè, lasciamo sì, stare. E quindi... Aiuto. Veramente imbarazzante, cioè lì si tratta veramente di cose che sembrano non avrei proprio... riso neanche a 12 anni. Certe persone sono proprio a briga sciolte, capito? Lì si sono scatenate. E diciamo gentili così. Esatto. Il secondo problema cos'è? Che ovviamente la gente si è spostata su Twitch, ma piano piano Twitch sta diventando sempre più grande e sta aumentando le regolamentazioni. Quindi arriveranno anche lì. All'inizio potevi ascoltare la musica senza copyright, adesso sta diventando più complicato. Ho sentito dire che comunque ci sono veramente delle parole che se dici anche solo per sbaglio vieni bannato così, boom. Ed è problematico, certo, perché certo, quello neanche YouTube ce l'ha. Cioè, se io dico certe parole, al massimo quella live non è monetizzata. Forse mi arrivano strike, ma forse. Su Twitch questa cosa è veramente cattivissima. E quindi si trovano... Bannare un canale anche per giorni, magari poi risolvi. Però nel frattempo, se rimani bannato per una settimana, comunque hai anche un danno economico veramente grosso. Insomma, ci sono delle cose che stanno arrivando anche lì, che fanno capire che piano piano ci saranno sempre più regole. Vabbè, anche su normale. Twitch. Di conseguenza sembra un po' un loop infinito, cioè poi potrebbe nascere la terza piattaforma dove si rispostano tutti, di nuovo tutti sono liberi di comunicare come vorrebbero per magari 1 o 2 anni e poi si ritorna allo stesso problema. Forse Twitch un pochino si salverà da questa cosa grazie al fatto che comunque hanno il Prime e quindi non hanno tutta quella bisogno di pubblicità. Quello ma è... in realtà Amazon, per dare quella roba lì del Prime su Twitch, deve investire soldi, cioè sta perdendo soldi da Twitch per cercare di renderla una piattaforma veramente infatti, interessante per i streamer. Si parlava anche del fatto che forse entro il 2020 l'avrebbero tolto. In realtà si diceva già al 2019, è una cosa che esatto, si parla che viene tolta da anni. Si dice, ancora... si ridice, però comunque vedi perché che per alla fine se si spargono queste voci vuol dire che non è così tanto conveniente per Amazon e che quindi no, prima o poi lo andrà a levare. No, è soltanto un investimento per rendere la piattaforma più grande, perché è Amazon e si può permettere di farlo, però prima o poi è ovvio che anche quel sistema certo, lì non penso che durerà per sempre. Poi magari riescono ad allargare il concetto del Prime, aumenta il costo eccetera eccetera, e quel fattore spesa riesca a farlo funzionare, ma nel caso sarà solo perché Amazon ha 10 altri miliardi di cose attorno e non, quindi non fa solo quello, non fa solo quello, e riesce in qualche modo a funzionare senza pubblicità. Perché altrimenti, pensate, YouTube ha messo il premium, costa tipo 11 euro al mese,
nessuno ce l'ha. Noi cioè, sì. Ragazzi, noi sì, personalmente sì, ma perché mi piace poter ascoltare la musica anche da YouTube, quindi tabarlo, insomma, sono esatto, cose esatto. che per me sono comode, poi guardo video offline, eccetera, eccetera. Però noi lo possiamo vedere dalle visualizzazioni, tipo il 0,2% delle nostre visualizzazioni sono con YouTube Premium. Quindi quando hai la possibilità di pagare in modo che non ci siano più le pubblicità, quindi il creator è più libero, eccetera, eccetera, poi nessuno lo fa. Di conseguenza, sarei curiosa di vedere delle statistiche magari americane riguardo, perché sì, in America sono un po' più abituati a spendere, esatto, a fare un po' di più queste cose rispetto però a noi. Però avevo chiesto comunque a YouTube e mi avevano detto che è più alto, ma però non neanche è, okay, non campi okay, di quello okay. Continui a campare quindi di pubblicità, quindi più o meno tutti nella stessa situazione. Sì, sì, magari è il 5%, sì, capito? Quindi una roba non è del nulla. Genere. E quindi niente, questa è un po' la situazione. Effettivamente non si riesce a trovare il giusto equilibrio, secondo me, tra libertà di espressione e il poter guadagnare, perché poi di quello si tratta. Esatto. Se no, se ne frega dei guadagni, raga, dice quello che quello vuole. È prevalentemente va liscio, a meno che non esageri proprio, allora ti tolgono vabbè, il video. Vabbè, ci però sono certe cose che è anche giusto. Sì. E quindi è un pochino questa la situazione, è interessante, vedremo un pochino come si evolverà negli anni. Vedremo anche come cambierà, diciamo, la concezione delle cose, perché ripeto, secondo me quello è molto personale, però io credo che una persona che ad esempio bestemmia, per quanto mi riguarda, è molto infantile. Io non sono credente, Veronica non è credente, nessuno di noi lo è, però anche se non siamo credenti, nel momento in cui dici una parola che può far rimanere male delle persone, che può infastidire delle persone, quando parli a decine di migliaia di persone, dirla è un pochino infantile. Poi ci sono posti nel mondo dove se ne fregano molto di più, ha molto meno valore rispetto all'Italia. Noi effettivamente abbiamo la chiesa, ci sarebbe un vabbè, discorso però molto ampio. Io sono dell'idea che comunque devi anche rispettare quello che pensano le altre persone. Sì, credo che sia, cioè, un modo per sputar sopra a il credo di alcune persone, appunto non tutte, che ma alcune a me persone. Ovviamente non è una cosa e che di conseguenza infastidisce. Non ne hai la necessità, cioè, di io non sono credente, ma uno che crede ovviamente non mi infastidisce e non lo voglio infastidire con il mio linguaggio, perché è giusto così. Quindi non lo so, è abbastanza sottile quella linea, diteci voi cosa ne pensate. Io so che ad esempio Twitch ad oggi permette la bestemmia perché dicono che siamo bigotti in Italia e che quindi fuori dall'Italia non gliene frega praticamente nulla. Vabbè, è interessante quel scelte punto loro, di vista, sì, ripeto, sì, a me non danno fastidio perché non credo, però personalmente non mi piace il concetto di pensare che una persona credente possa sentirlo e quindi sentirsi offeso da questa cosa, perché alla fine è una parola come un'altra, ne posso utilizzare tante altre anche e non c'è bisogno, quindi. E infatti il motivo per cui la dici è il fatto che gli dai un senso di gravità e quindi sei consapevole che se la dici dicendo, ha più, cioè, valore di altre parolacce, perché la percepisci più grave, perché sai che per alcuni è grave come parola a sentire, quindi è tutto un discorso. Comunque, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. In ogni caso è una situazione che si evolverà costantemente, perché queste piattaforme vanno alla velocità della luce. Assolutamente. Magari tra un anno guadagni più parolacce, dici, su YouTube, e ci sarà la gara a chi le dice più in fretta, tipo a rap parolacce. A me non piace parlare così tanto male, cioè quindi, proprio scelta mia personale. Potenzialmente davvero cambia tutto letteralmente in un anno, però per adesso la direzione sembra un po' questo del, diciamo, dei video per famiglie, delle live per famiglie un pochino sempre di più, e vedremo un po' come va. Fateci sapere la vostra, sotto come altri video, iscrivetevi al canale, campanellino, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! Ciao.